dei complici di Ettore e Gabriele negli Arroganzini. E vi presento uno dei nostri sponsor, i Viaggi del Perineo, il loro motto Ad Mentulam Canis, che vi presenta estate in campeggio. Quindi per le vostre ferie al mare, ferie nel senso di vacanze, non nel senso di giorni ferali che si lavora, partenze tutti i lunedì per evitare le code e perché il nostro accogliente Pulma non può viaggiare sabato e domenica in quanto inspiegabilmente immatricolato come TIR. Appuntamento alle 14, senza ombra di dubbio e soprattutto senza ombra, sul piazzale asfaltato in fondo alla zona industriale, umido ma non ventilato, lo dico per chi temesse qualche colpo di freddo. Consegna delle vostre autovetture al fido parcheggiatore Manolo, eccolo qua, che per motivi di sicurezza le terrà in custodia sulla sua bisacca con targa variabile. Sistemazione, armi e bagagli, noi con le armi, voi con i bagagli, sul comodissimo telonato autobus turistico di nuova concezione. Viaggio emozionante grazie all'assenza di finestrini che crea suspense sulla destinazione, ma belli freschi a causa degli abbondanti spifferi, cose naturali, non come quei condizionatori che poi fanno venire mal di schiena, che qui vi sarà assicurato invece dalla postura assurda a cui sarete costretti. Animazione con gioco del silenzio durante il solito controllo della polizia stradale, che non vuole credere che trasportiamo amianto rimosso da una centrale nucleare, materiale effettivamente trasportato dal mezzo prima che vi ci accomodaste voi. Ripartenza e breve sosta per cambio dell'olio proprio oggi e cambio dei pantaloni dell'autista per l'agitazione seguita al confronto con gli agenti. Il campeggio, eccoci al meraviglioso resort come Christ, in cui si coltivano l'ottimismo e il positive thinking, che sarà il palcoscenico delle vostre vacanze. Il campeggio di così, dove vediamo l'ingresso e la reception. A pochi passi dal centro di Torvagliani Cascalo, dove vediamo una cartolina dell'epoca, una cartolina storica, giochi sul mare. Nel rigoroso Roveto, dove la macchia mediterranea si coniuga perfettamente con quella sulle camicie del personale, dove le dune si alternano alle pande nell'adiacente fascia carrozze, a soli 3 km dalla spiaggia, qui potete montare le vostre rispettabili tende o essere ospitati dai topi nei nostri bellissimi bungali. Eccoli qua, i monolocali, bilocali, trilocali e quadrilocali hanno tutti la stessa superficie, 10 metri quadri, e sono costruiti in solidissima lamiera ondulata comprata da noi e non sottratta a nottetempo ai cantieri, come si cerca di far capire da 3 mesi ai vigili. Sono dotati di acqua corrente, sempre, non acqua calda perché tanto non ne sentirete il bisogno, WC, lavandino, doccia, bidet, alle volte in un unico pezzo, cucina a gas solo per le residenze che giacciono sopra il metanodotto, letto matrimoniale fornito dalla ditta prestigiosa Materassi Pisciosi di Giovanni Pisciosi e figli. La spiaggia, a soli 3 km dal campeggio si apre la spiaggia detta del poligono, eccola qua, questa c'è una nube temporalesca forse all'orizzonte, c'è anche un'altra immagine, eccola, raggiungibile con un agevole sterrato, a tratti appositamente rivestito in pregiatissima pietra lavica, da colore nero intenso, dove potrete spesso incontrare, specie nelle ore più calde, aspiranti fakiri che simulano la camminata sui carboni ardenti. Voi non correte alcun pericolo, specie se le vostre ciabatte hanno avuto il tempo di rimanere intrise della polvere di amianto rimasta sul pavimento dell'autobus. L'arenile, eccolo qua, è composto da sabbia e sassi. Questi ultimi vengono conferiti giornalmente dai camion provenienti dalle più importanti demolizioni della regione. Il lido fa parte della famosa riviera delle tracine. Eccolo. La tracina o pesce ragno vive infossata nel fondale sabbioso ed è dotata di una pinna velenifera. Quindi calpestare questo pesce del cazzo provoca un dolore intensissimo, ma stimola la creatività bestemmatoria del malcapitato. Sulla spiaggia è possibile imbattersi in innumerevoli conchiglie che la risacca rovescia sulla battigia, specie nei pressi delle cucine del ristorante tipico Scorfano a Chi, dove è tradizione restituire al mare ciò che è suo.
Il servizio in spiaggia prevede la fornitura di ombrelloni provenienti dagli stabilimenti più famosi e distratti della Riviera Romagnola, così come le sdraio, mentre i lettini sono quelli così comodi che trovate negli ambulatori dell'ASL. Anzi, prima o poi dovresti riportarglieli. Ombrellone e sdraio sono compresi nel prezzo, per il lettino necessaria ricetta e ticket, ovviamente. La sicurezza sull'arenile è affidata al bagnino Ciro, detto Phelps, perché è freddoloso e indossa le felpe anche con 40 gradi, e al suo cane Solero, detto anche gelato all'equatore, visto che è un husky, è stato tutto il giorno alla ricerca dell'ombra, inciampando la sua stessa lingua. Va detto che i due non sono più gli stessi da quando caddero dalla torretta. Questa è l'immagine, torna indietro, l'immagine dell'incidente, crollata perché dei teneri bimbi ben pensarono di fare una buca vicino a una delle basi della struttura e non vennero nemmeno schiacciati. L'animazione sarà garantita dalla nostra squadra di rompicoglioni, di animatori dell'agenzia L'Animazione di Limeglio, che lieterà il vostro soggiorno a richiesta, anche la camera da letto, con il seguente programmino: ore 6:30, risveglio muscolare, nel senso che la sveglia viene data colpendo le pareti dei bungalow con una mazza, quindi i clienti escono e danno sfogo alla loro muscolarità nei confronti degli animatori. Questa è una scena tipica. Ore 9, apertura mini club, dove potete affidare i vostri bambini all'attenzione di preparatissimi pedagoghi diplomati all'alta scuola di studi sull'infanzia Martiri Moderni, che riescono a tenerli a bada per 10 ore senza nemmeno una sberla. Va specificato che il servizio può subire interruzioni dovute a frequenti e inspiegabili diserzioni del personale o al ricovero con TSO degli educatori. Ore 11, allenamento anaerobico in spiaggia, con conseguente corso di rianimazione dal vivo. Questo è quello che succede. Ore 13:16, riposo, sempre compatibilmente con l'attività di rottamazione della vicina aspettabile azienda di qui sopra, da sopportare pazientemente, anche perché ufficialmente anche il terreno del camping fa parte dello sfascio. Ore 17, gara di gavettoni. Ricordiamo che è severamente vietato congelare i palloncini prima di usarli o riempirli con liquidi diversi dell'acqua di rubinetto, anche quella del mare potrebbe essere tossica. Ore 19, happy hour al bar della spiaggia con aperitivi e salatini offerta dal nostro discount cinese di fiducia che c'è qui. Questo è una, quello che trovate. Ore 21, spettacolino serale obbligatorio per farvi uscire tutti dalle vostre sistemazioni e permettere al nostro personale di sorveglianza di controllare che tutto sia a posto, fuori ma soprattutto dentro i vostri alloggi. Ecco il personale di sorveglianza. 24, buonanotte a tutti e a quanto di prezioso lasciato incustodito. Vi ricordiamo che la notte di Ferragosto sono vietati i falò sulla spiaggia per possibile presenza di residuati bellici e altri ordigni, circostanza intuibili dal suo indicato nome della spiaggia, fatto che rende pericoloso anche piantare gli ombrelloni con troppo vigore. Non vorremmo assistere di nuovo a scene del genere. Allora, i servizi sono a disposizione di tutti i nostri ospiti: bagni con turca modello a chiappa cellulari o ampie frasche per la massima privacy, docce calde se lì dal gas non si accorge di nulla, mini market della catena Maxi Prezzi, affitto biciclette modello ossido di ferro, noleggio barche da Manolo che non è tenuto a fornire informazioni sulle vostre auto, con le barche, gommoni per i più piccini, gonfiati in modo creativo, diciamo, con cui potete effettuare delle allegre escursioni presso la suggestiva Punta della Fava, questo promontorio vicino a Torvagliani Cascale. Area giochi, questo è un gioco moderno, il simulatore d'Italia, che è molto apprezzato, con piscina o bacino di irrigazione se ve lo chiedesse qualcuno in divisa, mi raccomando. In piscina la sicurezza è garantita dalla dolce cagnetta Concordia, della razza cane da naufragio, praticamente un Terranova di antimateria, e da Embolo, eccolo lì, che è un cane della razza Decima Mass, dedito a incursioni contro sub e bagnanti, dotato di branchi e pinna caudale, fornitura biancheria a rotazione fra vari alloggi, TV con decoder Sky se ve lo portate da casa, area barbecue Giovanna d'Arco. Il legname può essere acquistato a prezzi adeguati presso l'adiacente rivendita Lognometto del Disbosco,
è fatto divieto di accendere il fuoco bruciando sedie e suppellettili prelevati dagli appartamenti, anche se viene tutto spontaneo farlo. La corrente elettrica è disponibile solo la sera, per motivi ecologici la nostra filosofia aziendale ci impone, anche perché durante il giorno i lampioni a cui ci allacciamo sono spenti. I prezzi, ecco qua, vedete, durante i mesi invernali, diciamo, questi alloggi hanno varie occupazioni, cioè occupato cani, occupato motori, sequestro ASL, occupato ROM. Poi ecco, i prezzi sono più, molto, molto concorrenziali, 100, 200, 300, 400 euro, tanto poi... L'unica cosa è che a costo salgono un po', diventano 1000, 2000, 3000, 4000, ma insomma, questo vi siete abituati. Vi attendiamo con ansia per motivi fiscali del tutto nostri, per farvi godere una vacanza che sarà impossibile dimenticare. Penso che su questo non ci piova, nei bungalow invece sì. E questo, scena di vita sulla spiaggia, tuffo dalla parte sbagliata. Per adesso è finita qua, grazie. Vi leggo la mano, no, vi leggo una cosina relativa all'estate, anch'io quasi quasi, veloce.